Dice la sigla, vi aspettiamo. Dove vi aspettiamo? Vi aspettiamo qua, in diretta, sul canale 231, in streaming su www.welltv.eu, sulla pagina Facebook di WellTV e sulla pagina della Bushido Palestre, sempre su Facebook. Io sono Sensei Maurizio Poli, benvenuti nella puntata di Natale. La mia frase iniziale, che ormai ho lanciato questa moda, che dice «Nella vita non seguire le tue passioni, bensì i tuoi talenti. E se vuoi seguire le tue passioni, fanne dei talenti». Ecco la mia passione, cerco di farne un talento, la mia passione è il Jiu-Jitsu, non sono solo, la puntata di Natale abbia inizio. Benvenuti alla Bushido Palestre. E qui con me, eccolo qua, il Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Presidente, perché adesso la inquadriamo perché la mia faccione è bellissima, ma sono sempre bellissimo, lo dicono anche i fans. 85-86 anni che ho, io ho questo cluster qui di donne che mi adorano dagli 85-86-87 con eredità, però con... Eccola qua, ecco, è arrivata la Presidente, buonasera. Ricordiamo che è Presidente dell'associazione ma anche Xian, settimo dan di Jiu Jitsu, tanto per ricordarlo sempre. Qui alla mia destra... Buonasera a tutti, cari amici telespettatori, bentornati. Niente, mi ha licenziato in tronco dal punto di vista della presentazione il nostro Soc e Luciano Rocca, nono Dan, tanto per di Jiu-Jitsu, perché io ci tengo stasera a presentare i Dan e i gradi, nei loro gradi e onori. E invece abbiamo qua un nono livello, che non è poco, di Wing Chun, eccolo qua, l'amico, maestro, posso dire amico? Amico. Grazie. Sicuramente amico. Grazie. Eccolo qua, Giovanni, eccolo qua, maestro Giovanni che è qua con Buonasera noi. A tutti. Un saluto di pace e di prosperità che dà sempre lui. Qui abbiamo un platea di Dan molto importanti, non solo sulla carta, ma anche nella praticità. Non possiamo dimostrarlo perché le palestre sono chiuse, la tristezza delle palestre chiuse, il cuore piange perché il vuoto c'è, maestra. Caspita. Ogni volta che vado in palestra a fare un giro è un tutto veramente al cuore, una tristezza. Malinconia, mancanza, maestro. Dicevo stamattina in una visita che ho fatto rapida alla palestra per vedere, così ero in zona e ho voluto omaggiare la palestra. La mente è stanca, maestro, sì, la mente. Ne parlavamo col maestro Zappanata 5 minuti fa. Ora siamo veramente spenti, mentalmente spenti, fisicamente stanchi. Poi le notizie che ci arrivano sono confortanti. Mm-hmm. Neanche ci dicono quando chiudono la situazione, pensate un po' se possono dirci quando riapriremo le palestre. Non voglio essere polemico, la puntata sotto Natale deve essere soltanto bella. Hai anche l'alberello dietro. Sì, lei so che può essere polemico, può essere... Vorremmo... un po' di considerazione. Ecco, voi nei vostri gradi e dignità potete fare quello che volete. Io sono un povero coordinatore e quindi devo solo coordinare e dare la parola alle persone di esprimersi, perché maestro, non è vero che non puoi esprimerti, anzi, ci è rimasto solo questa luce, ci è rimasto solo questo faro, ci è rimasto solo questo faro nel mare, nella tempesta. La tua parola ci è molto di conforto, come la tua, maestro, come quella della Presidente. Come quella della Presidente. Cioè, un attimo, sono di rincorsa. Cioè, adesso più cioè, ho preso il fiato, non ho allenamento, ecco perché vado a camminare, faccio stretching, come sapete, dei social, ma il fiato a seguire la Presidente è durissima. Dello stress. L'alberello c'è, i regali sono qua presenti. Abbiamo parecchi filmati di auguri dei maestri, delle maestre che salutano e sono qui in regia. La regia l'abbiamo fatta impazzire questa sera. Povero Lorenzo. Ringraziamo Lorenzo della disponibilità e gentilezza. È là con una mano che fa, aiuto, non venite più voi. Però nel mio sorriso, nella mia così ilarità per scacciare anche i momenti tristi. Un momento triste l'ho avuto, l'abbiamo avuto, lo abbiamo. È venuta a mancare una guerriera, è venuta a mancare una samurai. Sì, sono emozionato. In palestra no, qui sì, perché è venuta a mancare
veramente la coordinatrice dell'Emilia Romagna, è venuta a mancare un'amica, è venuta a mancare Ingrid. Grande sorriso, grande guerriera. Un pensiero per lei, che lo condivide tutta la palestra, tutta l'associazione Arte e Cultura Jiu-Jitsu, Bushido, stile Kukishin-Shiryu, scuola dello spirito dell'aria. La frase per te. Signore, dammi il coraggio di cambiare le cose che si possono cambiare. La serenità per accettare le cose che non si possono cambiare. La saggezza di saper distinguere le prime dalle seconde. Un abbraccio, Ingrid, a tutta la palestra. Il tuo sorriso ci mancherà. Maestra, scusami. Questa serata quindi la dedichiamo a Ingrid, alla sua famiglia, e alla fine poi chiuderemo con un ricordo, perché ci tenevamo a presentare così quella che era la nostra Ingrid. Ma vediamola col suo sorriso. Quindi state con noi, perché la sera, alla fine della serata, ci sarà questo momento emozionante e sicuramente porterà un attimo di sollievo alla famiglia che ha subito questo tremendo lutto. Ma siccome Ingrid è una persona veramente solare, adesso ci stampiamo un bel sorriso. Eccolo qua. Cerchiamo di dare un ritmo nuovo. Ritmo nuovo. Alla scusami la commozione. Ci manca. Cosa è divertente? Ho letto su Samurai. Sì. La rivista che esce ogni 10 del mese. Sì. Che il 16 di gennaio riapriamo le palestre. Quella! Ma no! Ma proprio... ma è vero o è uno scherzo? No, è pulire. Ci troviamo scaglionati a pulire la palestra. Ma proprio, distanziati, ma proprio il 16, maestro, 16. Sì. Salutare un comune amico GSB, che tutti i giovedì con il suo Samurai Channel cerca, come noi tutti i lunedì, di sensibilizzare questa, come la chiamiamo, squadra di... Perché mi guardi male, questa squadra di dirigenti politici veramente in gamba, che ha capito che chiudendo le palestre avrebbero fermato il virus. Hanno salvato l'Italia. Abbiamo visto che non hanno fermato niente. Non è proprio così. Ora speriamo nel vaccino, ma siccome... Sì. Non sono medico, non vorrei mai essere citato da qualcuno. Cioè, è meglio non parlare, no? Lasciamo la parola al Presidente. Che... Diamo la parola al Presidente. Ecco, responsabilità civile penale. È la più saggia. Tiriamoci fuori da queste secche. Direi di vedere un filmato. Ma sì, volevamo farvi vedere quindi qualche filmato. Partiamo, Lorenzo. Ma quello là delle donnine che volevamo vedere il maestro Poli. L'ha scaricato il mio telefonino, quindi c'è di tutto qua. C'è di tutto, dai. Speriamo di vedere. Ragazzi, c'è Cristiano da Massimo. Anzitutto mancate tantissimo con gli allenamenti, mancate tantissimo con le risate che sempre facciamo insieme. Detto questo, colgo l'occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie un Natale sereno, che apra le porte a un anno nuovo, a un 2021 con tanta salute, che in questo periodo abbiamo capito essere una volta di più il valore più importante. E mi ripeto, tanta serenità per affrontare tutto quello che ci porterà. Speriamo che ci porti tanti allenamenti alla Bushido. Noi vi aspettiamo. Tanti auguri ancora. Beh, che dire, che meraviglia. Bellissimo. Avete visto che c'è Massimo? Che il piccolino era lì che toccava il guanto del suo papà. Sì. Bellissimi. Ci mancano veramente tanto, Cristiano, papà. Potersi rivedere, poter stare tutti insieme, sì, perché la cosa più bella della palestra, al di là di tutto, è riuscire a stare tutti insieme e praticare tutti insieme indipendentemente dallo stile e da ciò che fai. Incrociarsi anche. Incrociarsi, prima di cambiare salire, un sorriso, due chiacchiere. Due chiacchiere.
chiacchiere, è la cosa più bella. E la cena di Natale, perché anche. C'è anche la cena di Natale. Ci manca tantissimo. La cena di Natale si ricordano ancora a me e del maestro alla cena di Natale, che vagheggiavamo tra i tavoli leggermente sobri. Appena, perché dovete capire che la grandezza... Abbiamo riempito il locale di scalmanati. Esatto, dovete capire che la grandezza dei maestri è anche nella loro semplicità. La semplicità delle cose. Prima abbiamo visto un bambino. I dati statistici di adesso dicono che c'è stato un crollo di nascite. Invece nella palestra Bushido si vede. Sì. Ci sono un bambino ogni 5 anziani. Questi sono i dati Istat di adesso. E quindi c'è un crollo proprio vertiginoso, ma nella palestra Bushido c'è stato. Quindi questa chiusura totale di marzo-aprile non ha portato... Lo sapremo, marzo-aprile bisogna contare. Però adesso si saprebbe. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre... Allora, secondo me qualche notizia novembre, ce l'avrebbe. Dicembre dovrebbero i dati, adesso i dati non li ha listati ancora. Tirerà la riga e vedrà alla fine. E poi ci mancano quelle chicche che ci regalavi, maestra, che sono... L'aperitivo della palestra, l'allenamento con l'aperitivo. È vero, l'aperitivo della palestra, certo, l'allenamento. L'intestile dove col maestro Giovanni si è divertito. Un sacco, veramente. Pensate, grazie, l'intestile maestro. Facendo jiu-jitsu, Wing Chun, box, kickboxing, MMA. Che strano, in serenità, Kwan-Ki-Do, in serenità. Divertendoci. Sì. Che è la cosa più bella. Sì. Quindi... Un po' come i bambini alle volte, però sì. Voglio dire, sì. tutto sommato lo siamo. Tutto sommato c'è questa gioia, c'è questa energia, c'è questa positività. Tutto sommato non è vero, maestro, tutto sommato porti la gioia tu col sorriso e sei una persona umile. Tu guidi col sorriso. E io? Lei guida l'automobile da pazza. Adesso parto al contrario. Maestra, che bellissime scarpe. Grazie, caro. Che belle, con questo ciuffo qui strano, che non le conosco, che non si deve fare la marca. È una marca italiana, perché... Ci fanno lo sconto se lo diciamo in diretta? È fallita. È vero, è fallita, purtroppo. Dobbiamo dare un segno di positività, di ripartenza. Sì. È fallita. Lo volevo vendere in Cina, e ma niente da fare. Volevo dire alla regia, vedi Lorenzo cosa succede a dar da bere prima della trasmissione. Da bere dopo la trasmissione. Ringraziamo Lorenzo che sta perdendo qualche chilo avanti e indietro. Si prepara. Vediamo un altro augurio. Vai tu, Lorenzo. Va bene. A caso. Ciao a tutti. Volevo augurarvi un sereno e felice Natale e soprattutto un anno nuovo migliore di quest'anno, che ci permetta di ritornare ad allenarci tutti assieme, perché mi mancate davvero tanto. Speriamo davvero, perché ormai la Bushido è la mia seconda famiglia e mi farebbe davvero piacere tornare ad allenarmi con tutti voi. Quest'anno ci ha portato via tante cose, anche una persona molto importante per tutti noi, e a me dispiace davvero tanto, e speriamo che invece l'anno prossimo ci porti qualcosa di bello, quindi di poter tornare a vederci, ad allenarci e a fare le nostre cene come sarebbe dovuto essere, anche appunto sotto Natale, e soprattutto a prenderci a botte tutti quanti allegramente. Tanti auguri anche da Sean. Ciao, diglielo, auguri. Un bacio a tutti. Ma bella Lorena, sì, con bella, Sean. Bella. Allora ne approfittiamo per ricordare che lunedì abbiamo dedicato la trasmissione al Rifugio Le Muse. Ci hanno ringraziato chiaramente tantissimo e mi dicevano che nel banchetto che hanno fatto sabato e domenica hanno proprio avuto un movimento incredibile, quindi molto probabilmente la trasmissione qualcosa ha portato. Grazie a te, quindi, Presidente, dell'idea, del tuo progetto di donazione.
Perché i primi frutti si vedono maestra. Esatto. E devo dire che sui social, oltre 1000 visualizzazioni di quella... Solo sulla pagina della Bushido. Solo sulla pagina della Bushido. Solo sulla pagina della Bushido, poi dopo è stata rimbalzata su tutti i dati social e ho perso un po' di vista la cosa. Però mi fa molto piacere. Una cosa bellissima, una cosa bellissima. Tornando un attimo al maestro Giovanni. Giovanni, un tuo saluto, un tuo augurio per il 2020, tuo personale. Io auguro a tutti quanti un anno di serenità, principalmente. Credo che la serenità sia quello di cui abbiamo bisogno tutti per ripartire in un momento che sicuramente è stato difficile, che ha visto la perdita di persone care da parte di alcuni di noi, che ha visto perdersi anche un po'... così quella sana innocenza e incoscienza nel fare le cose e la possibilità di stare vicini veramente, anche di abbracciarci, perché diciamo la verità, almeno per chi fa le nostre discipline, abbracciarsi è un gesto molto importante, specialmente alla fine di una prova di combattimento, alla fine di un allenamento svolto insieme, divertendoci nella serenità. Quindi auguro serenità a tutti quanti e la possibilità di ritrovare sempre la gioia e il sorriso per vivere. Che belle parole. Sì. Pensa che maestro stamattina, nella puntata che abbiamo fatto stamattina, sempre qui in diretta, ci avevamo il Centro Bresciano Down ospite maestra e hanno detto la stessa cosa che hai detto tu, l'abbraccio. Certo. L'abbraccio che si fa alla fine di un allenamento, di una, anche duro, anche impegnativo, certo. Un abbraccio, una stretta di mano bella, vigorosa, che non possiamo più dare da tanto tempo. Siamo esseri sociali, siamo esseri che hanno bisogno di uno scambio di energia, maestro? Assolutamente, assolutamente, l'abbraccio trasmette... calore prima di tutto e poi si sente l'energia dell'individuo che è di fronte, l'amico diventa amico, ancora di più ogni volta che lo abbracci, abbracci le persone imparano ad amare, noi trasmettiamo amore. È così amore. Bello salutare con un abbraccio per rimanere insieme sostanzialmente. Anche. L'abbiamo dimostrato nei filmati fatti con quegli intestili che la maestra ha organizzato all'interno della Bushido. E una delle foto più belle secondo me è quando il maestro con Dan, si fu, maestro Dan. Nono Dan, adesso non so, Dan è sicuramente sbagliato, però parliamo in Europa, non è che li conti, no. Noi stiamo lì con il nostro direttore tecnico, un abbraccio e una fotografia dove fate questo abbraccio ed un ok, due stili completamente diversi, Davide Chiarini che abbraccia Giovanni Zappavada, per me che dedico la vita da tanto tempo alle arti marziali è qualcosa di meraviglioso, perché fino a una ventina d'anni fa, se non sbaglio, forse qualcosa in più, eravamo visti come, oh ma quello cosa fa, che stile è, ma non è il mio, lontano da me. Finalmente anche noi come le case automobilistiche, le banche, i supermercati ci stiamo unendo e abbiamo imparato ad avere una coscienza un attimino comprendiamo diversa. Comprendiamo che è veramente bello sicuramente imparare tecniche che non sono del nostro bagaglio e crescere il nostro bagaglio. Crescere insieme, è la cosa più bella. Cioè, questa vedete l'armonia che c'è, la vedete, si traspare, si sente anche in TV, si palpa proprio questa energia positiva. Quando ci sono maestri così di alto livello, la TV trasmette queste cose qui, perché arrivano anche alla pancia delle persone che stanno ascoltando. Questa è energia positiva, non è solo il pugno, non è solo il calcio. Maestra, vuoi lanciare tu un altro? Ma assolutamente. Maestra! Lorenzo, agevoliamo! Adesso ho imparato, parto da qua e dopo vado là in fondo. Buonasera a tutti, sarebbe sicuramente stato meglio potersi vedere e quindi festeggiare tutti insieme, però purtroppo il 2020 è così e come diciamo sempre noi il tempo è tiranno e quindi ci adattiamo. Ci tenevo ad augurare a tutti voi con questo breve video un santo Natale, serene feste e speriamo bene un 2021 migliore rispetto
ahimè, quest'anno. Mi raccomando, alle feste cerchiamo di non mangiare eccessivamente e di tenerci sempre in forma. A presto, dal mio ufficio è tutto, a voi. Ma questo Maurizio ce l'aveva con me quando diceva no, parlavo con me probabilmente, non so. Secondo me ha sbagliato persone, cioè, non ci conosce bene. È un neo maestro, non ha la cintura nera, maestro. È da qualche anno. Io ricordo che si è seduto vicino a noi l'ultima volta che abbiamo cenato insieme. È vero. E lui non riusciva a mangiare. Lo abbracciamo, tanto che sì. È una setta questo ragazzo qui. È una setta, ne muovi? Sì. Promettente. Quando mi alleno con lui mi accorgo che guardo la carta d'identità e guardo la sua e c'è qualcosa che non funziona. Un paio di mesi di differenza. Esatto, un paio di mesi di differenza che mi rimbalzano di qua di là, non riesco a prendere. Andando avanti sempre con i saluti, sono le cose. Maestra, abbiamo tantissimi video di tantissimi maestri e di allievi che vogliono, spingono dalla regia. Un altro. Vi rubo solo pochi attimi per augurarvi un felice Natale, buone feste come prassi, come educazione, e volevo ricordare solo un paio di cose. Uno, una persona, una cara amica scomparsa, che ci ha lasciato veramente un grosso vuoto, anche perché col suo entusiasmo, col suo sorriso riempiva veramente tanti spazi. E veramente è stato molto commovente accompagnarla negli ultimi istanti qui sulla nostra terra, difficilissimo, e lo voglio fare col sorriso perché è una persona che se lo merita. E volevo dire un'altra cosa, che spero di riabbracciare tutti presto, ovviamente all'interno del nostro percorso formativo delle palestre Bushido. E sono dall'idea che questa pausa, questo forzato essere lontani dall'attività fisica, ci possa servire per comprendere meglio qual è il valore dell'attività fisica che facciamo, qual è il valore dell'arte marziale che cerchiamo di portare avanti, e soprattutto capiamo meglio che quando ci vengono tolte i nostri svaghi, i nostri passatempi, i nostri modi di sfogarci pesano tanto, ce ne rendiamo conto, e ci manca un qualcosa, come se fosse un alimento, come se fosse acqua, come se fosse aria. E io spero che questa cosa la apprezzino tutti quando si ritornerà a ricominciare le attività, e lo facciano tutti con grande entusiasmo. Vi abbraccio tutti, abbraccio Shian, so che c'è anche il maestro Maurizio, e vi abbraccio tutti anche se non posso fisicamente, ma spero di vedervi tutti presto e buon 2021 o quello che sarà. Ciao a tutti! Il nostro direttore tecnico. Esatto, ne parlavamo un po' canzi. È apparso, la magia della TV. Grande, una bellissima bambina, bionda. Anche lui ha fatto da poco un anno sì. E un paio di mesi. Si sono sbagliati con le statistiche dell'Istat. Perché cioè, noi ne abbiamo già due. Già due. Anche bellissima, bionda, bellissima. Bella. Ma possiamo raccontare un aneddoto che è successo in palestra? Si può? Sì, certo. Nel corso degli adolescenti, la maestra Cristina Salvetti, che teneva il corso, appena ci fanno riaprire terra di nuovo il corso. Insieme al maestro, il dottor Giovanni Galvani, avevano preparato un corso, d'accordo con i genitori, di educazione sessuale all'acqua di rose. Ci siamo docente di qua, docente di là, esperti che consigliano cosa dire e cosa non dire. Quell'anno tre adolescenti sono rimaste incinte. Quindi adesso credo che il Ministero... No, gli abbiamo vietato di tenere abbia chiamato i due, Giovanni e Cristina, a ripetere questo in giro per l'Italia, che forse accorciare un po' questa... Questo... Quindi vediamo gli auguri della maestra Cristina. Buonasera a tutti, sono la maestra Cristina.
faccio parte della grande famiglia del Jiu-Jitsu, mi occupo del corso dei bambini con il maestro Mauro e il corso degli adolescenti con l'aiuto del maestro Luca. Auguro a tutti i maestri, gli allievi e famiglie un buone feste e un augurio di trovarci presto. Ah, eccola, 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 vestita da Babba Natale. Se non so se avete notato, ma non stava respirando. Sì, tutto c'è. Esercizi di respirazione che devo incentivare perché se non riesco a passare la parola al presidente. Troppo lontano in fondo e non riesco più a passargli la parola. È difficilissimo. Dai, adesso sto buona. Stai vai. Buona, presidente? Meno male, meno male, meno male. Quando mai? Quando mai? Quando mai? Quindi la palestra c'è. Il fermento per poter ripartire c'è, la voglia c'è, sconfiggeremo il virus, come diceva il nostro Socke, non siamo medici, non siamo virologi, sappiamo, non viviamo su Marte, sappiamo benissimo che il clima fuori è complicato, ma le arti marziali insegnano una parola un po' abusata, un po' perché ho, però questa sera calza benissimo, è resilienza, nel momento in cui c'è il momento non duro, non molle, ma resiliente. Nel momento delle difficoltà che la vita ci presenta, perché la vita presenta difficoltà sempre, gioie anche, gioia, ma difficoltà. Ecco. La resilienza, maestro, è importante? Importantissimo. Vuoi? Voglio dire. Voglio allora, dire, diglielo. Considerato che la vita è un Tao in continuo movimento, in cui lo Yin e lo Yang si equilibrano costantemente e nasce uno squilibrio costante dovuto alle energie interne, resistere in questo equilibrio è la cosa più importante e mantenere noi stessi nel Tao. Notate le mani del maestro, sempre il cerchio, avete visto? Gli viene naturale parlare, maestro, del cerchio della vita, vero? È come sempre. Il nostro saluto a volte si conclude, non quello tradizionale, ma quello un pochino veloce, maestra, con un cerchio? Sì, certo. Ci mettiamo in cerchio, ringraziamo, ci salutiamo, un bel applauso e via, ci ricarichiamo, rigeneriamo. Ma la parola, la cosa più difficile, maestro, così che ci... come la prova più dura, ecco, è quando il cerchio, volevo dire, hai una ventina di cintura nera intorno e che formano un cerchio e tu cintura nera che stai superando un esame sei in mezzo e c'è un attacco chiamato con i numeri, i primi due giri capisci 1, 3, 5 sono i dispari, sono lì, i pari sono là, dopo tre giri sono ammazzate. Esatto, dopo tre giri non sai esattamente a dove arriva. Il cerchio della vita si materializza davanti a te e quindi devi resistere in quel momento, resilienza. Nel cerchio della vita, perché ti arrivano qualche colpetto che tu non pensavi di essere. Ma hai è anche cosa di umiltà in quel momento. Hai mai notato che nel dojo dove ci alleniamo c'è sulla parete un disegno che al di là di essere il simbolo delle Bushido palestre rappresenta esattamente il cerchio della vita, il Tao in movimento, in cui i simboli della saggezza e della forza si muovono. Qual è il simbolo? Quali animali ci sono dentro? Dillo. Il drago e la tigre. Pensa che questo simbolo qua, questo simbolo della vita, con mi onoro di dire che con il nostro Socke l'abbiamo coniato insieme. Ma vedi come si nota? Come si nota, però la potenza è il cerchio. Certo. L'animale che c'è dentro, l'energia del rinascere del drago, perché il drago è l'energia positiva, e la tigre è così, la vista, la rapidità, la forza fisica della tigre. Invece la flessibilità viene dal drago. Ci sono rappresentati qua, perché qui ci sono il drago e la tigre e sono seduti qua. Certo, certo. Noi lo portiamo dentro questo segnale, questo simbolo, in ogni cosa che facciamo, dicevamo prima con il maestro Giovanni, in ogni cosa che facciamo e ci laviamo i denti pensando al katà della sera, prepariamo la cena pensando alla lezione del giorno dopo. Difesa da a quello che devi a quello che devi fare, perché sì. E scrivere le lezioni, abbiamo saltato il primo dan, il prossimo corso dobbiamo dare spazio ai primi dan per dare spazio ai secondi dan. È un continuo, no? Vedere, rivedere, ristudiare, bravissimo, rianalizzare. Bravissimo, sì. Bravissimo. Maestra, un altro video cosa dici?
Ma facciamo un altro video, dai. Un altro menù cosa prevede questa sera? Vediamo. Buonasera a tutti, sono Salvi Camilla, istruttore di kickboxing del corso serale presso la Bushido. Mi dispiace tantissimo non essere lì con voi stasera, però vi mando questo video perché ci tenevo ad augurarvi di passare delle feste in serenità, ma soprattutto un buon inizio anno, ovviamente con la speranza di vederci molto presto. Tanti auguri ancora di buone feste, mi mancate un sacco e vi mando un abbraccio e un bacio. Ciao a tutti, auguri ancora! La nostra Camilla, eccola qui! Sì, sì. La vedete così? Gentile, pare questa signora carina, ci, ma beh, tira di colagnate questa donna qua che fanno paura. Abbiamo fatto uno stage con loro, ci siamo divertiti molto. Saluto il maestro Geroldi che ci segue sempre, l'avevo promesso. Siamo amici, proprio amici, diventati proprio per questo. Il maestro Roberto lo conosco da tanto, anche dal punto di vista professionale, lo conosciamo da tanto tempo, ma alcuni li ho conosciuti lì, il killer, sì, che saluto, gli altri che sono lì in palestra. Che anche lo spogliatoio fa veramente gruppo. Esatto, lo spogliatoio. Lo spogliatoio fa gruppo, perché è quello scambiarsi le due battute, la parola, vedersi anche stanchi, stravolti dopo le lezioni differenti. Cioè, tutto il succo della vita della palestra. Maestro, un saluto. Io ringrazio tutti, prima di tutto ringrazio le palestre Bushido, ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e di seguirci, non solo in questa trasmissione ma anche negli anni e nei nostri allenamenti. Auguro a tutti un Natale sereno quanto più possibile e un nuovo anno che ci dia soddisfazioni. Bene. Grazie, grazie anche a te. Grazie maestro Giovanni. Bellissimo avere qui maestro Giovanni, è una bella persona positiva. Quanti gradi che hai tu all'interno della palestra? Cioè, presidente, cioè, ridendo e scherzando, a posto di scrivere su Samurai, dobbiamo fare degli articoli per ogni tuo maestro, ogni maestro che tu hai. Perché lo spazio su Samurai dobbiamo darlo a persone così valide, che sono talmente umili che non si fanno vedere, non si pubblicizzano. Io direi che è giunta l'ora di farlo, maestra. E ci sarà il maestro del mese. Ci sarà, bella questa qui, il maestro del mese è bellissimo. Ti piace? Molto, molto. Bene, non peraltro è presidente. Allora, SB, hai capito, il maestro del mese. Non peraltro è presidente, ha qualche... Io ho solo due uomini, i maschi, maestra, hanno due neuroni. Ecco. Uno sta nascosto e l'altro lo va a cercare, dice dove sei? Spreca la sua vita alla ricerca dell'altro. Invece le donne hanno tutto questo corso concentrato nei neuroni, più tantissimi che interagiscono tra di loro. Che dobbiamo fare? C'è stato un cambio. Abbiamo un cambio, io ho paura di questi adesso due. Chiediamo gentilmente a Lorenzo se ce la fa di buttare un altro video. Sì, butta pure. Buttalo. Buttati pure, Lorenzo. Ciao ragazzi, voi auguro un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti, con la speranza di vederci presto. Buon Natale, buona festa a tutti a Bushido, un abbraccio forte a tutti. Ciao. Beh, questo è un colosso, eh? Maestro Luca. Nebbia in Valpadana. Nebbia in Valpadana. Non lo sappiamo, anche lui ha un bimbo piccolo. Esatto. Lo saprà. E siamo arrivati a tre. Lui lavora e abita ad Iseo, dove faremo il congresso internazionale, certo, della World Jiu-Jitsu Kobudo Organization il 28, il 29 e il 30 di maggio 2021, organizzato da Socchi Luciano Rocca e dal presidente Elia Salvetti. Questi ci siamo come titoli. Ma abbiamo un ospite nuovo. Maestro, cosa è successo? Cosa è successo, Giovanni? Giovanni mi si è trasformato. Star Trek, cos'è? È cambiato. Benvenuto. Presentiamo, come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non la afferra, il maestro Mauro Metallo. Disastro. Il maestro Mauro Metallo che già ha fatto una... Buonasera a tutti. Come contento di essere qui. No, perché ha avuto un successo incredibile l'altra puntata. Sì, in effetti le donne scrivevano. Dammi il numero di cellulare, voglio conoscerlo. No, non è possibile. Non è possibile, la privacy ci impedisce. Ci
Però sono arrivati messaggi, maestro, di apprezzamento. Sì. Fa piacere. C'era questa Olga che continuava a scrivere. Però io ho due o tre il numero su, glielo ho dato. Meritavano, maestro Mauro, meritavano. Sì, sì. Maestro Mauro, allora, un tuo pensiero per... Lo so che è difficile, lo so che... Maestro complicato anche dal punto di vista personale, lavorativo, e facendo una professione che è stata bastonata insieme a tante altre, che è tutto quello che è legato alla persona. Lui fa il maestro di taglio, non so come dirlo, maestro. Parrucchiere. Parrucchiere, non mi veniva il termine perché non lo frequento, e era una battuta. Però da questo tuo punto di vista un saluto per il Natale, per l'anno che arriva. Il mio saluto... Siamo già tutti sperando che il prossimo anno non sia così, perché è stato un disastro. È stato un disastro, lo sappiamo. Una cosa positiva però, maestro, voglio qualcosa di positivo. Un piccolo sforzo. Positivo, io ho fiducia per il prossimo anno, ecco. La mia fiducia, bisogna essere positivi, altrimenti non si va avanti. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo dimenticarci questo anno che è passato. E il prossimo anno sicuramente non sarà così, sarà molto molto meglio, di sicuro. Questo qui è il mio pensiero positivo. Ma assolutamente sarà meglio. Il maestro Mauro insegna ai bambini e ai diversamente giovani, quelli che noi chiamiamo corsi della terza età. Sì, quindi a tutti e due i poli, appena entrati e ormai maturati. Il maestro Mauro inizia anche con i bambini. Sì. Quindi cura i bambini piccoli piccoli. E quest'anno mi sono mancati molto, mi sono mancati tutti. Gli adolescenti, i bambini... Gli over 50 o 70, quelli che siano. 50 sono andato fino a non c'è, insomma, niente, non ci scrivo, devo scrivermi subito da te, devo venire da te, maestro. Noi maestri siamo meglio siamo da maestri te. Andiamo tutti da te. No, io no, tu, però voi sì. Sì, è vero, tu no, maestro. No, scusa. La maestra è giovane, capito? Che molto male, giovane. Ma le lingue che scrivete qua. Oh, ma scherzi, dammi il numero. I miei auguri è provate a insegnare gli over. Ah, no. Vedete che vi danno tantissima soddisfazione. Ma è vero che voi camminate col bastone? Lì, sì, sì. Ah, usiamo, usiamo anche bastoni. Usate anche tecniche di bastone? Ogni sistema è buono e come no, e come per usare no. Il bastone. Meno male che è tornato il sorriso adesso da maestro Mauro. Sì. Sì. Parlando di bambini. Se mi consentite vorrei fare una testimonianza. Certo. Consentiamo. Ci porta via tutto lo spazio. Che sapevamo di lasciarlo. Lasciamola, va bene, avanti. Ho un allievo, sì, che si chiama Sergio Farina, che lo saluto. Lui è stato operato di anca. Ha avuto un intervento all'anca. Dopo essere operato si è rimesso subito in sesto. Il chirurgo che l'ha operato gli ha detto: è stato fortunato perché lei ha ancora una muscolatura da giovane, molto buona, e in pochi giorni si è rimesso in sesto. Questo è grazie alla palestra Bushido. Grazie perché, frequentando la palestra, ha detto la sua muscolatura, che ha 70 anni, io posso anche dire, siamo amici, è come uno dire, è un quarantenne. Caspita. È un quarantenne, non ha niente, cammina normalmente, come fosse stato niente. Però. Questo bene, qui, bene. E questi sono i miracoli che fa la palestra. Certo. E grazie a te che hai insistito Mauro, tanto, maestro. Ho insistito, sì, beh, perché... Ho cercato di fargli dire una cosa positiva. Cavolo, e questo è un dono, questo è un regalo di Natale. Sì. Questo è un augurio per il 2021. Per lui è felicissimo e contento, è un Natale bellissimo per lui e per noi tutti. Questo è un bellissimo messaggio, questo è un bellissimo questo messaggio. Qui, questo qui anche è realtà, non sono parole, le parole sì sono belle, è realtà. Le testimonianze sono quelle lì che fanno. Sono molteplici, sono più di una, perché io ricordo di aver visto alcuni dei suoi allievi con alcuni problemi di fisici, come no, li abbiamo tutti, e chi aveva le cervicali inchiodate, chi esatto. Aveva il ginocchio che non poteva fare piegamenti, la eccetera, spalla. Eccetera. Esatto. Vedendoli dopo 6-7 mesi agli esami, tutto cambiato, ragazzotti che facevano le capriole. Anche perché però, imparato ad usare la muscolatura alternativa per fare... C'è da dire che gli esami ti cambiano anche un po', l'adrenalina ti cambia moltissimo. Sì, siamo meglio di noi. Però, maestro, scusami, ti devo chiedere una cortesia. Tu sai dov'è il pulsante per spegnerlo un attimo? Che dobbiamo lanciare, dobbiamo lanciare. Lo spegno. Ma è appena iniziato. Via, vai, agevoliamo. Agevoliamo prima. Buonasera, sono un Diego, città.
tenevo innanzitutto a fare i miei più sentiti auguri di un felice Natale, insomma, per quanto ci sarà possibile visto il Covid, ma soprattutto di un felice anno nuovo, un buon 2021. È stato un anno particolarmente complesso per tutti, per lo sport nel nostro caso in particolare, perciò direi che un capodanno ce lo meritiamo, ecco. Da parte mia vi posso mandare un messaggio assolutamente positivo, vi raccomando di essere sempre forti nel corpo e soprattutto nella mente, come dopo tutto lo erano i samurai, ecco, dei quali nel nostro piccolo stiamo comunque cercando di portare avanti il loro pensiero, la loro idea. Detto questo, rinnovo gli auguri. Ah, c'è, ti sta seguendo, maestro, ti saluta Mauro Manezzi. Sbaglio sempre. Ciao Mauro, maestro Mauro Manezzi. Maestro Manezzi, che sì, vuole parlare con te? Ma molto volentieri, siamo cresciuti insieme io e Mauro. Ciao Mauro, ci vediamo presto. Vuole conoscere tutto sulla certificazione, ha visto le puntate, vuole sulla certificazione europea. Certificazione europea del professor Gordiani, assolutamente sì. Ti aspettiamo Mauro quando vuoi, noi siamo... O posso organizzare l'incontro maestro? Assolutamente. Grazie. In sicurezza. Va bene Presidente, hai ragione. Mi raccomando, in sicurezza. Abbiamo visto che chi era questo ragazzotto? Diego, ma è posseduto da... da un adulto, l'avete sentito, sì, sì. Ragazzi. Non ha, avrà 18 anni? No? Penso, adesso non so se li ha compiuti, comunque una cintura neo, cintura nera, non riesce ancora a sfoggiarla. Le nuove leve, avanti i giovani. Ci sono veramente tanti giovani, per fortuna. Dice, ti ringrazia, ti dice che sei un grande. A te, ecco, sta dicendo. Lui è un grande. Lui dice, basta, e adesso basta. Basta, ragazzi. Mauro, basta. Basta, Mauro. Ma abbiamo ancora qualche video? Sì, certo. Dai, buttiamolo. Perché il maestro Mauro lo deve dire ancora. Un video e poi parla il maestro Mauro. No, io ho parlato. Se devo parlare non mi fermo più. Un grande abbraccio, un caro saluto a tutta la famiglia Bushido dal maestro Alessandro Piccinelli. Sono sicuro che torneremo presto ad abbracciarci calorosamente sul nostro tatami. Buon Natale a tutti, a presto. Il dottor Piccinelli, l'ho rivisto volentieri. È un po' disapparecido, ha scritto delle cose. Accidenti, sono in ritardo, devo fare il video. Ma la cosa bella è che da un paio di settimane che programmiamo questa trasmissione. Con fatica. E cosa è successo? Che l'hanno fatto in macchina, qualcuno ancora in ufficio, in doccia, qualcuno col cappellino. Come sempre all'ultimo minuto. Anche però è stato piacevole, è un piacere insomma. Anche perché il maestro Piccinelli, grande atleta, grande professionista. Quarto Dan. Professione fa l'osteopata, quindi lo ringraziamo anche perché in palestra a volte serve. L'osteopata serve da questo punto di vista. Io direi che ci abbiamo ancora dei... Quanto manca la regia? Perché ho perso la cognizione del tempo. Abbiamo 9 minuti allora. Ci abbiamo ancora i video. Possiamo far entrare ancora dei video di saluto e di auguri di tre l'ultimo, video. L'ultimo video, vai. Vai, vediamo chi è. Ciao a tutti, io sono Elena, la segretaria di Bushido Palestre. Volevo augurare un buon Natale a Lia, Luciano, al coordinatore Maurizio Poli e a tutti gli istruttori della Bushido Palestre. Mi mancate un sacco, spero di rivedervi presto. Nel frattempo vi mando un super abbraccio e un super bacione. Ciao a tutti, buon Natale. Di questa nostra Elena, che bello vedere. Quando Elena. Faccio il selfie mania con lei, sì? Un sacco di like. Ma non riguardano me. Chissà, ci sono anche qui dei ragazzotti che mi chiedono ma chi è, chi non è. Elena. La nostra segretaria che tra l'altro è venuta a trovarci, fa ma stufa di non venire in palestra, perché anche per noi parliamo a livello atletico, quindi... La nostra esperienza però, Elena, che comunque vive tutti gli iscritti, è veramente molto interessante. Studentessa universitaria, facciamo i complimenti per un 2021 per lei, che sia proficuo anche per gli studi, perché è complicato anche per gli studenti. Hai voglia. È complicato per tutti. Però un bel sorriso, un bel augurio, una positività. Bella, ci manca veramente. Però tanto. Ha iniziato il nostro socio dicendo la parola abbracci e tutti ti sono venuti dietro senza saperlo, maestro. Tutti citano un abbraccio. È così. Hai visto? È così. Empatia, ne abbiamo un altro. Lorenzo. Ne abbiamo un altro, eccolo là.
spero di rivedere. Buonasera, volevo augurare a tutti buone feste e spero di rivedervi presto sul tatami. Un abbraccio, ciao! I giovani, il nostro giovane. Ce ne sono, Ha visto con quel che oggi. Lui studente, cosa fai? Ingegneria nucleare, una roba del genere, sì, mi ha detto. Sì. Ma sono rimasto spiazzato. Cioè. Ingegneria nucleare. Studiano tutti i giovani, meno male. Sì, però molto attento, molto rispettoso. Sì, assolutamente. Una bella famiglia, come tutte le famiglie che ruotano intorno a noi. E soprattutto black belt della nostra federazione. Esatto, sì, esatto. Cintura nera. Ma maestro, quante cinture nere hai? Cioè, dicono che non è neanche una. Qui sui social. Noi abbiamo il rullino delle cinture nere registrato. E sono molte. Sono tanti anche gli anni che ci frequentiamo e che pratichiamo sulla materassina, ragazzi. Gli anni volano e i nostri giovani crescono, arrivano alla cintura nera e il loro cammino si allarga. A loro volta portano altre persone in palestra e la palestra diventa grande. Diventa una famiglia veramente, veramente allargata. Quindi... qui vicino a me c'è un amico, siamo amici da sempre, maestro Mauro, il maestro Maurizio, carissimo amico, anche lui da sempre. Xi'an, me tocca. Era sempre sposata. C'è questo piccolo inciso che salta fuori. Ho mandato... devo dire che la regia fa dei miracoli. Sta facendo i miracoli stasera, veramente. Ci odia stasera. Perché voi non vedete, quando fanno i primi piani, stanno mandando, inviando messaggi. Il regista che si trova da solo, povero Lorenzo, deve correre di là, montare, smontare. Io volevo solo aggiungere una cosa. Volevo aggiungere che gli artisti marziali si piegano ma non si spezzano. Bravo, quindi andiamo avanti. Ricordiamoci che siamo artisti marziali e non abbiamo paura di niente. Nonostante le bastonate che ci danno, noi li sorreggiamo. Mi piace. L'ultimo video della regia, grazie, che è gentilissima. Ecco qua. Lia, Luciano, maestri, Malandrini, anno 2020. Un anno incredibile, il nostro sistema ecologico è stato completamente stravolto. 2021 ci siamo, torniamo. Naturalmente buon anno e buon Natale a tutti. Da Il Malandro. Incredibile. Abbiamo visto il boss dei Malandrini. È apparso. Dai, grande professionista, anche dal punto di vista professionale lo conosciamo, però grande consulente finanziario, lo saluto perché non è un peccato dirlo, è un bravo professionista, però... La storia della kickboxing a Brescia, in Italia ed oltre. Anche lui tantissimi anni in pratica. Quindi lo salutiamo, un abbraccio anche lui. Presta però la parola a te adesso, perché la serata è interessante da questo punto di vista. No. È una serata particolare, come dicevamo, quindi volevamo ricordare Ingrid questa sera. Innanzitutto tutti noi della Bushido, la Bushido di Brescia, di Piacenza, volevamo star vicini ai genitori di Ingrid e da Ricky. Non solo noi, ma anche la World Jiu-Jitsu con GSB, quindi con Shikei GSB, e anche il professor Gordiani ci ha chiesto di dare un messaggio di solidarietà. Cosa volevamo dire, ragazzi? Un momento difficile per noi. Nel 2020 si è presentato come un anno decisamente difficile. Se non bastava, ci ha anche privato di una persona molto importante all'interno della nostra associazione, Ingrid. Ne abbiamo parlato più di una volta. Ingrid è stata una spalla per Xi'an Stefano Cassinelli nella parte burocratica e per noi, perché lei è di Piacenza, non l'abbiamo detto, ma lei è di Piacenza. Per noi che ci interfacciavamo con lei, è stata una collaboratrice precisa e preziosa, tanto che nel 2020 le è stata ufficializzata la carica di responsabile regionale per l'Emilia-Romagna. Non passa inosservata la passione e la professionalità che ha portato all'interno dell'associazione, ma vorrei parlare un attimo di lei come persona. Ha affrontato questa battaglia sempre con il sorriso.
la positività e non l'ho mai sentita lamentarsi, nessuno di noi l'ha mai sentita lamentarsi. È una, veramente una perfetta guerriera, come diciamo noi è una samurai. Anche negli ultimi messaggi rassicurava tutti, abbiamo un gruppo in comune, Brescia e Piacenza, ci diceva non preoccupatevi che io sto bene, ci chiamava la sua seconda famiglia. Non mancava mai alle manifestazioni e ai corsi istruttori ed è per questo che ci impegneremo a lasciare una seggiola per te, Ingrid. Quindi troverai durante il nostro corso istruttori una seggiola dove potrai sederti, filmare, fare fotografie e specialmente guardare il tuo Reiki. Cosa dire? Quello che possiamo solo dire di stai tranquilla, Ingrid, perché fino a quando Reiki lo vorrà, noi gli staremo vicino e lo aiuteremo a realizzare i suoi sogni in questo fantastico mondo delle arti marziali. Possiamo solo augurarti un buon viaggio e un buon ritorno alla fonte. Ciao, Ingrid, ti lasciamo con un ricordo. Eccoci qua. Almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura andar lontano puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire come se andare lontano fossi uguale a morire e non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti sei alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'iodare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto. Si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia. Adesso spengo la luce e così sia.